cosa è successo? Cosa è successo negli ultimi minuti, ragazzi? Negli ultimi secondi di partita. La Samp l'aveva ripresa, ma il VAR ha annullato il gol. Pazzesco. E sotto sotto c'ha anche ragione, perché in live pensavo che il fallo di mano di Gabbiadini fosse un dotto in un con un fallo di Duperte, quindi ininfluente per l'azione del gol, quindi per me il gol era valido, ma per l'arbitro quel tocco di mano mette a disposizione il pallone per Audero, che scava per Zanoni e mette per Colle, che poi infila Vicario. E brutta sconfitta per la Sampdoria. Questo era l'episodio clou della partita, perché la partita, diciamo che l'ha persa la Samp sull'unico errore della sua partita, ovvero quel calcio d'angolo al 55esimo su cui Eboué stacca alla grande, disturbato, e la gira verso la porta del Dero e segna. Però la Samp ha giocato oggi e questi sono rimpianti. Poteva essere un punto d'oro quello segnato da Colley, ma non è stato così. La VAR ha visto attentamente l'azione, l'arbitro ha rivisto attentamente l'azione e ha deciso di annullare il gol. Io inizialmente non l'avrei annullato, poi rendendomi conto anche con Jeremy in live mi ha fatto capire. Può recriminare la Samp, certamente, perché ha fatto un secondo tempo divino, però Vicario è sempre Vicario. Vicario nel secondo tempo si esalta, nel primo tempo la Sampdoria ha un'occasione enorme con il cross sulla testa di Leris, di Augello, se non ricordo male, ma prende la traversa tutto solo. E l'Empoli nel primo tempo ha un paio di occasioni, ma Satriano, la più grande è quella sui piedi di Satriano, l'ultima occasione utile, ma la spara alta. E poi due tiri centrali per Audero. E poi il secondo tempo, appunto, l'Empoli va in vantaggio, ma poi Stankovic fa esordire Winks e ragazzi, Winks fa vedere le sue qualità. Paoletti, il giovane della primavera, capitano della primavera Samp, anche lui fa bene. Zanoli, anche lui fa bene. L'Empoli finisce in 10 perché è finiti i cambi. Ismaili deve uscire per un infortunio muscolare flessori. E nulla, 3 punti d'oro per l'Empoli col, pur non giocando un signor secondo tempo. La Sampdoria avrebbe meritato sicuramente di più, però il calcio è anche questo, quindi ragazzi, è il verdetto. Il campo dai verdetti, e la Samp perde punti importanti. Cioè, un punto oggi è vero che non sarebbe servito a nulla, ma muoveva la classifica comunque. Cioè, rimanevi terzultimo, invece ora il Verona ti è praticamente sopra, per anche per cose di classifica. E nulla. Questo è post partita di Empoli Sampdoria, 1-0, gol di Eboué al 55esimo. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, road to 1500 iscritti. Qui da Danilo Nerazzurro è tutto, ci vediamo domani con il Fantacalcio.